Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di scrittura creativa. Oggi parleremo di sequenze, microsequenze e macrosequenze. Ecco, non sapevo se fare questo podcast o meno, perché le sequenze e come riconoscerle sono skills che si imparano alla scuola media. Tuttavia la conoscenza di cosa sia una sequenza è una nozione importante e basilare, dato che le microsequenze compongono un racconto, le sequenze compongono un capitolo, le macrosequenze compongono, diciamo, i tre atti o più di una narrazione, inizio, sviluppo, fine, solitamente in tre parti, oppure un po' di più. Dipende dalla complessità della favola. Andiamo quindi a ragionare rapidamente di cosa siano le sequenze e poi parleremo di alcuni esempi concreti. Il capoverso è un blocco di testo che raccoglie insieme il nucleo informativo di una sequenza, quindi ogni volta che si incontra un capoverso vuol dire che è finita poche linee sopra, diciamo, una sequenza e ne inizia una nuova. La presenza di una linea orizzontale divisoria oppure di uno stacco di aria che arieggia il testo può essere un altro indizio di una sequenza, quindi vuol dire che praticamente la parte precedente dello spazio, se è la sequenza rotta, l'ultima, oppure diciamo una relativa linea divisoria. Le microsequenze sono solitamente presenti nei racconti, spesso nella favola, e le microsequenze sono organizzate in diverso modo. Ci sono presenti flashback che fanno ovviamente divergere la favola dall'intreccio. Le macrosequenze solitamente si riconoscono sia per la presenza di tomi nei libri oppure di titoli nei capitoli che spezzano la narrazione solitamente in tre parti: inizio, espansione del racconto, quindi della favola, e poi il finale. In un racconto, quanto in un capitolo, le sequenze si riconoscono anche per queste altre ragioni: quando entra un nuovo personaggio, quando c'è un cambio di ambientazione, quando c'è un cambiamento di tempo, sia presenza di flashback o flash forward, quando c'è la presenza di una nuova sequenza, ossia la narrazione di una cosa diversa da quella precedente. Andiamo a fare alcuni esempi concreti. Isaac Asimov, racconto Franchise, pubblicato su Words of If dell'agosto del 1955. Possiamo dividere il racconto in varie sequenze, di cui ne discuteremo rapidamente nell'interruzione appunto delle relative sequenze. Franchise di Isaac Asimov, If Words of Science Fiction dell'agosto del 1955. Linda di 10 anni sembrava l'unica della famiglia che si divertisse a stare sveglia. Norman Mueller la poteva sentire nonostante fosse in uno stato di coma indotto dai farmaci. Un'ora prima Norman era riuscito a dormire solo un'ora, ma quando si era svegliato era più stanco di prima. Linda era vicina al letto di Norman Miller, lo agitava dicendo: «Papà, svegliati, papà, svegliati, papà, svegliati!» «Tutto ok?» rispose Norman Miller, voltandosi a guardare sua figlia Linda. «Papà, è tutto pieno di macchine della polizia e poliziotti qua attorno», disse Linda. Il giorno stava iniziando, un altro giorno grigio e miserabile della sua vita si stava procedendo al suo inizio. Norman Miller poteva udire la voce di sua moglie Sara, che era in cucina a preparare la colazione, mentre suo padre Matthew era nel bagno a lavarsi con il lavandino rumoroso. Non c'era ombra di dubbio che l'agente Handley fosse già pronto e stesse aspettando proprio lui, Norman Miller. Questo era il giorno delle elezioni. Eccoci qua, questa è la prima sequenza, una sequenza di opening in cui si introduce il personaggio principale, si crea il mistero su cosa c'entrino le elezioni, quanto la misteriosa presenza dell'agente speciale e di tutta la polizia che è intorno alla casa. Si apre un flashback a ritroso per muovere la favola di Asimov, che in realtà è piuttosto lineare e semplice. Era iniziato come ogni altro anno, tranne per il fatto che quest'anno era l'anno delle elezioni presidenziali, non era un anno peggiore degli altri, si è ricandidato a presidente.
I politici parlavano dell'elettorato, del voto elettronico, dell'intelligenza artificiale che avrebbe coordinato e controllato lo svolgimento delle elezioni politiche. La stampa, come le due grandi testate New York Times e St. Louis Post-Dispatch, analizzarono con i propri computer i dati dell'economia nazionale e posero in luce i punti di espansione e di crisi economica, mentre i commentatori economici esprimevano la propria opinione sulle felici contraddizioni economiche che c'erano nel paese. Entra a piè pari il narratore, alla faccia dello show don't tell, il narratore onnisciente di Asimov, che dà una breve presentazione prima di aprire una nuova sequenza che incomincia ad introdurre poi i personaggi. La prima botta, che quell'anno non era un anno normale, la diede Sarah Miller, quando nella sera del 4 ottobre, esattamente un mese fa, Sarah disse: "Cantwell Johnson ha detto che lo stato dell'Indiana sarà nostro, il primo di quattro." Stamattina Matthew Ortenweiler prese il giornale e rispose con tono laconico: "Non devi starli a sentire, i giornalisti raccontano cazzate, è il loro lavoro raccontare balle alla gente." "Ma l'Indiana è uno stato chiave", commentò Sarah. "Nessuno ha detto che faranno Bloomington e Monroe nell'Indiana?" chiese con un velato tono ironico Matthew. "Beh, ecco", disse Sarah, che non finì il discorso, ma chiese: "Babbo, quest'anno è l'anno delle elezioni del presidente, andrai a votare? Non sarebbe fantastico se andassi a votare?" "Non ne ho la più pallida idea", rispose con una calma olimpica Matthew, mentre continuava a sfogliare svogliatamente il giornale. Altra microsequenza che introduce un nuovo personaggio. Al tavolo c'era seduto anche Norman Mueller, che disse: "Sara, quindi dovrei andare a votare anche io?" Altra microsequenza che spunta il narratore onnisciente di Asimov. Norman Mueller aveva un paio di baffi leggermente biondi che stavano iniziando ad imbiancare, ma piacevano tanto a Sara, perché a suo dire quel look dava a Norman un'aria molto distinta ed altolocata. Norman Mueller aveva un lavoro, una moglie, una figlia, ed a parte il fatto che gli anni in cui c'era da votare lo rendevano triste, apatico e demotivato, per il resto Mueller pensava che la vita dovesse andare proprio così. Altra microsequenza che introduce un nuovo personaggio. Norman Mueller disse: "Ci sono 200 milioni di persone nel paese che si stanno chiedendo se andranno a votare e non credo che dovremmo stare a preoccuparci più di tanto di questa cosa. Possono essere eletti solo persone tra i 20 anni e i 60 anni e devono essere sempre uomini. Questo esclude una metà del paese e poi concentra il peso di tutte le persone dello stato dell'Indiana in una persona sola, che sarà quella eletta", disse Sarah. "Non vorrai mica che io mi metta a correre insieme con un quarto di milione di cittadini. Non mi voglio ritrovare in mezzo ad una marea di stupidi. Basta scianciare, dammi la minestra", disse Norman Miller. Il vecchio Matthew, da dietro al giornale, commentò sottovoce: "Dannati stupidi". Altra microsequenza che introduce un nuovo personaggio. Spuntò al tavolo la piccola Linda, che disse: "Papà, quest'anno andrai a votare?" Norman Miller appoggiò il gomito sul tavolo, poi ruotò la testa sul palmo della propria mano, fingendo di essere stato colpito al volto, facendo una buffa smorfia con la bocca, ma non aggiunse altro a quanto aveva già detto. Altra sequenza, interruzione temporale. Il 20 ottobre l'eccitazione di Sara iniziò ad andare alle stelle. Il vecchio Matthew Ortenweiler aveva avuto una giornata dura in negozio e aveva poca voglia di parlare quando rientrò a casa. Sara però disse che aveva saputo da Mrs. Schultz che aveva un cugino che lavorava per un membro del congresso e che aveva detto che parecchi soldi per la campagna elettorale presidenziale sarebbero piovuti nell'Indiana. "Il presidente Villers farà anche un comizio ad Indianapolis", disse con enfasi la donna. "Se Villers farà un comizio nell'Indiana vuol dire che il Multivac prenderà l'Arizona, altrimenti non lo seguirebbe come un'ombra", disse Matthew Ortenweiler con l'aria stanca. Sara fece finta di non sentire il commento del suo anziano padre e disse: "Non capisco perché non assegnano quanto prima lo stato dell'Indiana ad un partito, così chi sarà eliminato potrà rilassarsi nel resto della campagna elettorale." "I politici non faranno niente di tutto questo, almeno sino a quando non ce ne saranno così tanti nell'Indiana che potrai trovarli a
ogni dove, in ogni angolo delle strade a fare i loro comizi, disse il vecchio Matthew. Ma padre, non vai a votare quest'anno? Chiese Sara. Tesoro, disse il vecchio Matthew, io c'ero sin dall'inizio quando settarono e configurarono i multivac. Questo sistema ha reso inutile avere grandi budget per fare le campagne elettorali. Niente più manifesti, niente cartelloni, niente pubblicità politica o elettorale. Ci sono solo candidati che girano e fanno comizi. Loro manderanno della gente nell'Indiana per tenere conto della legge Hawkins-Smith. E poi loro manderanno altre persone nella California nel caso che dalla California la situazione di Joe Hammer possa diventare cruciale. Quindi, tesoro, dammi retta, levati dal cervello tutto questo, tutta quest'area fritta elettorale. Io un tempo votavo perché alle elezioni conoscevi il candidato ed era come avrebbe dovuto essere. Nonno, hai davvero votato? Chiese la piccola Linda. Sì, tesoro mio, accadde quando avevo 22 anni. Mi ricordo che votai per Langley. Erano altri tempi, oggi è tutto diverso con il multivac. Norman Muller si interpose nella conversazione e disse: Linda, tra un po' è il tempo di andare a dormire. Basta far domande sulle votazioni, quando crescerai capirai tutto. Poi l'uomo le diede un grosso bacio sulla fronte e continuò dicendo: puoi restare a vedere la televisione sino alle 21:15, però devi esserti già lavato i denti, altrimenti andrai a letto prima. Altra sequenza, interruzione temporale. Il 31 ottobre la piccola Linda si avvicinò a suo nonno Matthew e disse: nonno, nonno, oggi è venerdì 31 ottobre. Sì, tesoro, rispose sorridendo nonno Matthew Ortenweiler. Mi hai detto tempo fa che te andasti a votare. Mamma ha detto che oggi tutti vanno a votare. Anche te andrai a votare? Chiese la piccola Linda. Vedi, tesoro mio, rispose con tono pacioso nonno Ortenweiler, circa 40 anni fa tutti andavano a votare perché tutti volevano decidere chi sarebbe stato il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America. Il Partito Democratico e quello Repubblicano proponevano il candidato, la gente andava a votare, poi si contavano voti ed alla fine si sapeva chi sarebbe stato il nuovo presidente. Ma la gente come sapeva per chi votare? Glielo diceva il sistema Multivac? Chiese la piccola Linda. Beh, vedi Linda, la gente voleva sapere il più presto possibile chi avrebbe vinto le elezioni, così fu inventato il Multivac. Il sistema Multivac comparava i pochi voti della volta precedente nella nuova elezione con quelli che c'erano stati nella stessa zona nella nuova elezione. Dallo scostamento si sapeva chi sarebbe stato il nuovo vincitore, disse nonno Ortenweiler. Come il Multivac? Chiese Linda. I computer diventarono sempre più grandi, voluminosi e potenti e poterono confrontare pochi voti iniziali in vari posti. Dal confronto e dalle richieste era possibile predire chi sarebbe stato il nuovo vincitore, rispose nonno Ortenweiler. Bello! Esordì la piccola Linda. No, tesoro mio, non è bello. Io non voglio che una macchina mi dica per chi devo votare. Forse voglio andare a votare per questo o per quello, per ragioni personali mie, oppure non voglio proprio andare a votare perché non mi piace chi si è candidato, rispose nonno Ortenweiler. Altra microsequenza che introduce un nuovo personaggio. Sara rientrò a casa, era triste ed insoddisfatta, poi disse: babbo, sono stata a fare quattro chiacchiere da Agatha, suo figlio Joe lavora nella polizia, ha detto che ieri sono venuti degli agenti dei servizi segreti a Bloomington. Lo vedi? Lo vedi, babbo? Ci sono le votazioni e sono arrivati agenti dei servizi segreti. Forse saranno venuti per investigare perché c'è stata qualche rapina in banca? Chiese nonno Ortenweiler. No, babbo, non c'è stata nessuna rapina in banca a Bloomington. È da anni che non ce ne sono di rapine in banca, rispose piccata Sara. Sono tutte chiacchiere, rispose nonno Ortenweiler. Altra microsequenza che introduce un nuovo personaggio. Norman Mueller era in piedi in cucina, appoggiato allo stipite della porta. Facciosamente sorseggiava un bicchiere di latte caldo. Non disse niente delle chiacchiere che sua moglie e suo padre stavano facendo. All'improvviso bussarono alla porta. Norman Mueller andò ad aprire la porta. Una persona elegantemente vestita con giacca e pantaloni neri e cravatta nera chiese: altra microsequenza che introduce un nuovo personaggio. Buongiorno, lei è il signor Norman Mueller? Sì, rispose Mueller. L'uomo in nero mostrò le sue credenziali, chiese gentilmente di entrare in cucina per conferire in privato con Norman Mueller.
L'uomo entrò, chiuse la porta di cucina, poi disse: «Signor Norman Mueller, è mio dovere informarla che il Presidente degli Stati Uniti d'America ha scelto lei come rappresentante dell'elettorato americano il prossimo martedì 4 novembre 2008». «Va bene», rispose paciosamente Norman Mueller, e il volto di Sara Mueller si stampò un sorriso isterico. «Bene», disse l'uomo dei servizi segreti, che poi continuò il discorso in modo tranquillo, togliendosi il soprabito. È da tanto tempo che faccio questo lavoro, ho visto ogni tipo di reazione delle persone ad un annuncio simile. Il mio nome è Phil Handley, ma può benissimo chiamarmi Phil. Per un po' di tempo, signor Mueller, io sarò alla sua ombra sino al giorno delle elezioni. Signor Mueller, mi spiace, ma non può più andare a lavoro in negozio, dica pure che è malato. Le rilascerò un certificato medico per tutto il periodo del suo dovere pubblico. La signora Mueller può uscire di casa per andare a fare la spesa, ma ovviamente le è espressamente vietato di fare parola della cosa, che deve rimanere strettamente riservata». «Va bene», disse con un sorriso isterico Sarah Mueller. «Signora Mueller, esca il meno possibile e comunque quando lo farà sarà pedinata e controllata, sempre da un mio collega che ronza qua intorno. Purtroppo è la procedura, questione di sicurezza. Io resterò con voi in famiglia, mi posso adattare anche in una brandina piccola in cucina o nella sala, ho poche pretese. Il governo vi rimborserà per la mia presenza in termini di vitto ed alloggio e fastidio che vi darò. Anche il vostro padre, il signor Ortenweiler, è meglio se uscirà il meno possibile». «Signore, a mio padre non piacerà molto la cosa, ma penso che si adatterà», rispose Sara. La piccola Linda non aveva capito nulla, era seduta sulle ginocchia di nonno Ortenweiler, il quale disse: «Io non darò problemi, signore». «La prego, mi chiami Phil», disse l'uomo dei servizi segreti, che poi aggiunse: «Permettetemi altre due parole. Molte persone, quando sono scelte dal Multivac, si sentono in obbligo di votare o non votare, o fare scelte diverse da quelle che normalmente fanno. Lei, signor Mueller, si comporti e pensi liberamente. Per quest'anno il Multivac ha selezionato la famiglia Mueller come la più rappresentativa». «Ma il Multivac potrebbe essersi sbagliato?» chiese Sara. «Non credo proprio, il Multivac ha selezionato voi». «Certo, il Multivac può fare degli errori. Nel 1993 selezionò una persona che poi ebbe a morire dopo 2 ore, ma il Multivac non poteva prevederlo. Però, per quanto riguarda sanità mentale, requisiti etici, tutto è noto al Multivac, quindi non ci sono errori nella sua scelta», rispose l'agente Phil Handley. «Ma dopo il voto tornerò ad essere una persona normale?» chiese con tono preoccupato Mueller. «Domani pomeriggio, signor Mueller, sarà un uomo libero e io me ne andrò ad elezioni chiuse. Sparirò e non mi rivedrà più, né io tantomeno né i miei numerosi colleghi che hanno già circondato la casa. Tutto questo e molto altro che non si aspetta, le garantisco che sparirà come neve al sole. Sarà come se fosse stato un brutto o un bel sogno, dipende da come prenderà la cosa», rispose sorridendo l'agente Phil Handley. Altra microsequenza. Cambiamento di ambientazione. Letto al piano di sopra, un'ora dopo, Sara era distesa sul letto a leggere un libro, mentre Norman Mueller era seduto sul letto ed era nervoso. «È una pressione terribile», disse l'uomo. «Smetti di frignare e non gettare un'opportunità di una vita», disse Sara. «Non puoi far finta di ignorare come rappresentante dell'elettorato ed elettore dell'anno hai il potere di indirizzare pubblicità su questo o quell'altro candidato. Puoi richiedere aumenti salariali, modifica ai piani previdenziali e parecchio altro. Che cosa hai intenzione di fare? Non chiederai niente per te stesso e per la tua famiglia?» chiese Sara. «Non ho intenzione di chiedere niente», disse mugugnando Mueller, che guardò di sbieco sua moglie Sara. Altra microsequenza. Cambiamento di ambientazione. Poca distanza dalla casa a 2 piani di Miller c'era una ressa incredibile. La notizia che Norman Mueller era un grande elettore rappresentativo ebbe a spargersi in pochissimo tempo. Gli agenti dei servizi segreti fuori dalla casa mantennero saldo il loro perimetro di sicurezza, riuscendo a tenere lontano stampa, giornali, amici e soprattutto una folla di gente incredibile che urlava e chiedeva di parlare o vedere o congratularsi con Norman Mueller. Il telefono di casa Mueller era diventato rovente, suonava in continuazione andando a fuoco. L'agente Phil Handley filtrava incessantemente le telefonate, respingendo ogni chiamata al mittente e proteggendo la privacy di Mueller, che era tempestata di pressioni e richieste di contatto. Altra sequenza, interruzione temporale. Contatto.
Finalmente era arrivata la mattina delle lezioni. Era mattina presto. Norma Miller si fece una doccia veloce, poi si vestì rapidamente. In cucina l'agente Handley era già in piedi e vestito. Attendeva in silenzio, in piedi, sbarrando con le spalle la porta a vetri della cucina, che aveva le tapparelle abbassate. Norma Miller tracannò in fretta due grosse tazze di caffè nero, poi disse: «Ok, sono pronto». Ottimo. Signora Müller, la ringrazio per la sua ospitalità e pazienza. Mi scuso per l'eventuale disturbo che io oppure i miei uomini le abbiamo procurato. Abbiamo applicato la procedura di sicurezza, cercando di salvaguardare la vostra vita e darvi il minor impaccio possibile», disse Handley. Altra microsequenza. Cambiamento di ambientazione. L'auto scortata dai servizi segreti con a bordo Müller si recò in ospedale, dove già c'era un altro reparto degli agenti segreti, i quali illustrarono rapidamente la procedura a Müller. L'agente Paulson disse: «In Multivac è un sistema computerizzato, ne abbiamo installato una versione portatile che instaura una linea diretta con l'unità centrale. Il Multivac le farà una serie di domande molto generiche, noi non le conosciamo, ma potrebbero essere qualcosa del tipo se c'è una farmacia nel suo quartiere, se le piace il colore dei bidoni della spazzatura, oppure se è favorevole agli inceneritori. A prescindere dalle domande del Multivac, signor Müller si senta libero di rispondere ed espandere le sue spiegazioni come meglio crede. Non ci sono limiti di tempo alla procedura, può risolversi in un'ora, oppure richiedere anche mezza giornata, dipende da quanto saranno numerose le domande del Multivac e da come lei risponderà». «Non ho mai sentito una cosa del genere», disse Norman Müller. «È normale, è una procedura segreta. Serve per valutare se il grande elettore rappresentativo ha avuto pressioni dall'esterno, mutando la propria rappresentatività», rispose l'agente Paulson. «Sono rischi per la salute», chiese Müller. «Nessuno», rispose sorridendo Paulson. Norman Müller ebbe a prendere una poltrona comoda. Fu collegato con dei fili. Altra microsequenza. Cambiamento di ambientazione. Ventosa sulla testa, sulla fronte, poi sulle braccia e le mani, ed ebbe ad udire dopo poco la voce del Multivac che riecheggiò nella sua testa con un tono di voce superumano, con un leggero eco, ma estremamente gentile ed accomodante nelle domande. Alcune erano persino stupide, come quella che chiedeva: «Che cosa ne pensa del prezzo delle uova?». Contestualmente le frasi del Multivac erano trascritte da una stampante. Paulson le leggeva ad alta voce se Müller lo richiedeva. Le risposte di Müller erano registrate e contestualmente spedite al Multivac. «Non conosco il prezzo delle uova», fu la risposta di Müller. Entra a piè pari il narratore alla faccia dello show don't tell, il narratore onnisciente di Asimov, che dà una breve presentazione prima di aprire una nuova sequenza. Quando non c'erano domande a cui rispondere, Müller restava comodamente stravaccato sulla poltrona in attesa di domande dal Multivac. Poteva leggere un giornale oppure scambiare una conversazione con Paulson oppure con Hedley, che gli raccontavano vari aneddoti per passare il tempo su questa procedura segreta che erano, e vari eventi che gli erano capitati durante i loro anni di servizio. Nome di Norman Müller, il grande elettore rappresentativo delle elezioni del 2008, sarebbe stato scolpito negli annali e sarebbe passato alla storia. Questa cosa si sarebbe sicuramente ripercossa anche sulla sua carriera come impiegato della catena di supermarket per cui lavorava. Inoltre c'era una forte emozione di patriottismo nell'essere stato scelto come grande elettore rappresentativo del popolo americano, e questo dava soddisfazione a Müller, la cui mente, in attesa di altre domande del Multivac, era un turbinio di pensieri. Altra sequenza, interruzione temporale. «Abbiamo finito, signor Müller, non ci sono più domande a cui rispondere. La linea dell'unità centrale di Multivac è stata chiusa. Adesso la scorteremo a casa e domattina potrà tornare ad essere un normalissimo cittadino americano», disse l'agente Hedley con un largo sorriso. «È fantastico, ma chi è stato eletto? Cioè, voglio dire, chi è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America?», chiese Müller. «Lo diranno domattina con un annuncio ufficiale. Mi spiace, non posso dirle per chi il Multivac ha votato. La procedura ce lo vieta», rispose Hedley. «Ma tu guarda questi servizi segreti, ma dico, è possibile che per sapere qualcosa ci sia da comprare sempre prima qualche giornale?», chiese con la bocca leggermente storta Müller, che intanto si stava staccando da solo le numerose ventose che erano appiccicate alle proprie tempie quanto sulla propria fronte. «Su, via, signor Müller, non dica così», disse sorridendo l'agente Paulson. «In questo mondo imperfetto, composto di cittadini, ancora una volta l'esercizio democratico del voto elettronico è stato celebrato, in piena libertà e sicurezza. E tutto questo grazie al sistema Multivac.
rispose l'agente Paulson mentre toglieva le ventose dai bracci di Norman Mueller.